Salve, sono Benati Simona, vicepresidente dell'associazione Coragia. Si è aggiudicata la gestione del nuovo centro anziani tramite manifestazioni di interesse, convenzione con il comune di Mirandola. Dopo l'inaugurazione dell'istituto del 4 maggio scorso, oggi la struttura apre al pubblico l'attività classica del centro anziani, ovvero il gioco delle carte. Inoltre, prossimamente verranno organizzate serate danzanti, spettacoli teatrali, corsi di ballo, ma anche conferenze e presentazioni. Il fiore all'occhiello della struttura, però, è la cucina super attrezzata, con la quale si potranno organizzare pranzi e cene sociali. Con questo ringrazio il Comune e tutti i volontari che ci daranno una mano per le varie manifestazioni. Il progetto è costato all'amministrazione 390.000 euro più circa 100.000 euro di arredi, di cui 70.000 euro per la cucina che è stata fornita dalla ditta Angelo Po, che sopporta tranquillamente circa 200 coperti a ogni pasto praticamente. La struttura complessiva ha una superficie, si sviluppa su una superficie di circa 400 metri quadrati. Più che altro si è guardato al comfort della struttura. Già viene riscaldata con un impianto di teleriscaldamento che è innovativo e poi è stato aggiunto un impianto di condizionamento per garantire un'adeguata vivibilità all'interno nel periodo anche estivo. Sopporta, diciamo, l'affluenza di oltre 200 persone anche come pubblico spettacolo ed è dotata di tutte le norme di sicurezza sia sismiche che antinfortunistiche e quant'altro. Ha un bello spazio esterno per i periodi estivi che dovrà essere gestito direttamente dal centro anziani, la società che adesso prenderà in gestione il tutto. Ha una sala che può essere utilizzata per sostanzialmente più eventi, sia per giochi che per quanto riguarda attività di spettacolo, teatrali e quant'altro, convegni e altro.